era vessato addosso per mesi. Ma sì, lo sapevo che 16 anni li avevi passati da un pezzo, però sono stato anche così cretino da crederti a posto. E chi ti avrebbe detto che non sarei a posto? Il mio affezionatissimo cognato, e tu ne hai creduto? Poi ho chiesto in giro al nostro fornitore, che fa sempre allora. E poi quel commerciante. Quale commerciante? Chi Faber! Ah! Il commerciante Chi Faber di loro, lo conosco quel tipo. Mi fischiava dietro. Io l'ho messo a posto per vendicarsi di farlo. Con noi tre a metterci la mano sul fuoco. Chi Faber, Strani e Show! Siamo tre piccoli porcellini! Bel terzetto! E un po'. Non stavi in un albergo che si chiama Flamingo? No! No, si chiamava Tarantola! Stava in un albergo che si chiama Grand Hotel Tarantola! Tarantola! È un grosso ragno! Una fessura nella roccia del mondo dove potermi nascondere! Ah, il paradiso dei poveri e un po' di pace. Ma forse... speravo... chiedevo troppo. Qualcuno ha attaccato un vecchio barato al filo della pilone. Tu mi hai mentito, Blanche! Bugie, bugie, dentro il cuore, sono bugie! Ti ho mentito! Flores, Flores, para los muertos, Flores. Io ho abitato in una casa dove le vecchie moribonde piangevano i loro morti. Risparsi, espettersi, e rimpianti, le recriminazioni. Oh, se non avessi fatto questo, non mi sarebbe capitato quest'anno. E le ultime volontà. E le altre cose, quelle fede macchiate di sangue, bisogna cambiare le lenzuola. Sì, mamma, ma non possiamo farlo da una serva, no! Non potevamo, si capisce, tutto è andato, tranne... la morte. Io stavo seduta da questa parte e lei da quest'altra, così vicino, come lo sei tu, ora! La morte l'opposto al desiderio, ti stupisci? Com'è possibile che tu ti stupisca? Vicino a casa mia c'è il campo militare dove addestravano le reclute. Il sabato sera cavano città e subriacavano. E sulla via del ritorno si presentavano barcollanti sul mio prato e chiamavano La vecchia sorda superstite non sospettava nulla, ma io certe volte scivolavo fuori per rispondere ai loro richiami. E all'alba il furgone li raccoglieva con margherite. Oh, quei lunghi tragitti fino a casa. Che vuoi? Quello che mi mando per tutta la strada. E allora? No, non voglio più sposarti adesso. Non sei abbastanza pulita da portarti in casa con mia madre. Fuori qui o mi metto a gridare.
telegrafata fin dal primo momento. A me non era data bene, nemmeno per un attimo. Arrivi qui e fai diventare corottata. E spruzzi di profumo e metti un ambioncino di carta sulla lampadina e di colpo questo posto diventa l'Egitto. E tu sei la regina Cleopatra, creata in trono a scolarti nel mio uso. Sai cosa ti dico? Ah! Ah! Sentito? Ma questa è superata tutta.
Mi levate sempre per i maiali che siete. Quell'altra, che gli si è sciolto. Come stai, bambino? Dorme come un uccelletto. E Blanche come sta? Non ha mangiato niente. Ha chiesto da bere. Ma tu che l'hai detto? Solo che ho organizzato per farla riposare Carattagna. Grazie. Non lo so se ho fatto bene, ma cos'altro potevi fare? Come faceva a credere alla sua storia? Continuare a vivere con Stanley. Non credere. La vita deve andare avanti. Succeda quel che succeda. Si deve andare avanti. Stella! Mi sono appena lavata i capelli. Davvero? Sì, però non so se li ho sciacquati bene. Ma che bei capelli. Ah, sono un problema. Ha chiamato qualcuno per me? Chi aspettava? Shep! No, cara, non è pure. Mish! Stella! Mish! Cosa è successo? Voglio una spiegazione! Prego, lasci. Perché mi guardate così? C'è qualcosa che non va? Ma stai benissimo. Non sta benissimo? Sì. Mi dicono che stai per fare un viaggio. Sì. Blanche va in battaglia. Sono venuti di invidia. Aiutatemi. Aiutatemi. Voglio andare via di qua. Questa casa è una trappola! Ah, è blu della robbia! Il blu delle Madonne dei quadri antichi! Le campane della chiesa sono l'unica cosa pulita del quartiere. Bene, sono pronta adesso. Aspetta. Oh, prego, avanzatevi. Io sto solo passando. Molto piacere. Io mi sono sempre fidata della gentilezza degli estranei.